Buonasera e benvenuti a Medicina Amica, che oggi, in collaborazione con Bayer, si prefigge di spiegare al nostro vasto pubblico la riforma sanitaria della Lombardia. È un argomento, come potete intuire, molto complesso, ma noi cercheremo di renderlo comprensibile. La legge numero 23-2015 delineerà il nuovo welfare lombardo e potrebbe anche anticipare i tempi in un paese, il nostro, dove le spese per la sanità e l'assistenza, naturalmente, sono in costante aumento, un aumento preoccupante e le risorse purtroppo non sono illimitate. Quindi eh, questa esperienza e questa sperimentazione saranno un po' un polo di riferimento, un modello a cui si guarderà con grande interesse, essendo, vi ricordo, la Lombardia un'eccellenza sanitaria e soprattutto è una regione considerata virtuosa, la più virtuosa, dove appunto non si spreca il denaro pubblico. Però per illustrarci tutte le novità, i contenuti ma soprattutto le ricadute che questa nuova legge sanitaria avrà sul pubblico noi abbiamo portato in studio un ospite che è sicuramente il più competente, uno dei più competenti in materia. Infatti abbiamo con noi l'avvocato Angelo Capelli che è co-relatore della legge che noi salutiamo e ringraziamo per essere Buonasera. qui, per Buonasera, aver accettato l'invito. Ricordo al nostro pubblico che noi siamo in diretta senza rete quindi, e potrete verificarlo anche telefonando, le vostre telefonate anzi sono gradite fin dall'inizio al numero che vedete in sovraimpressione e poi come consuetudine nell'ultima parte risponderemo, ovviamente ci saranno molti quesiti da risolvere, intanto partiamo dal titolo che è emblematico, Lombardia, la nuova riforma sanitaria una legge che ha avuto un iter abbastanza complesso di cui appunto noi eh, scopriremo tutto le date gli avvicendamenti grazie proprio a una scheda illustrata che è un importante contributo che vede eh, appunto relatore proprio il nostro ospite l'avvocato capelli che e vi ricordo poi ve lo presenterò molto meglio anzi lo faccio subito così saprete bene con chi avremo a che fare chi è Angelo Capelli che è qui con noi è, eh, un 48enne, quindi una persona molto giovane, avvocato, consigliere della Regione Lombardia dal 26 febbraio e, e ottenne all'epoca 7200 preferenze. È correlatore della riforma della sanità, appunto la, la legge 23 2015 ed è anche vicepresidente della commissione alla sanità. Angelo Capelli dal settembre del 2014 è membro della direzione nazionale Nuovo Centro Destra, Area Popolare e dal gennaio 2014 è responsabile economico amministrativo regionale nonché coordinatore Bergamasco. Vive a Clusone. È stato per due mandati sindaco di Ponte Nossa e nel secondo mandato, ci piace sotto, il, sottolineare che il secondo incarico ha ottenuto l'82% delle preferenze dei consensi. E come dicevamo anche consigliere, anzi è una novità questa, consigliere della Comunità Montana Valle Seriana e capogruppo PDL e indipendenti. Per quanto attiene i suoi studi, dopo la maturità all'Istituto Tecnico Industriale Statale Feltrinelli di Milano, con specializzazione in termotecnica e un periodo di lavoro nel settore a progettare impianti di riscaldamento e ventilazione con il padre, eh, Angelo Capelli si è iscritto all'università ed ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Milano all'età di 27 anni. Nel 1997 ha quindi fondato in Bergamo uno studio legale associato. Complimenti, molto bravo, quindi anche con un'esperienza lavorativa eh, prima, del, prima della laurea. Adesso che sappiamo tutto di lui, vedremo di approfondire invece l'iter di questa importante, complessa e probabilmente anche battagliata legge della sanità eh, lombarda. Prego. Del sistema sanitario in Lombardia eh, si è cominciato a parlare da subito. Eh, immediatamente dopo l'insediamento eh, del Presidente Maroni. Non dobbiamo dimenticare che eh, l'avvicendamento tra eh, questa legislatura e la precedente ebbe origine all'interno di una nota vicenda che eh, interessò il sistema sanitario e quindi da un lato vivevano queste due eh, visioni eh, che vedevano tutte e due come punto di ricaduta finale l'esigenza di riformare. Ma da un lato, avevamo chi intendeva in qualche misura focalizzarsi sull'esigenza di smontare un sistema e chi invece voleva partire dal bene fatto dall'esperienza precedente, che ci ha consegnato un sistema che, a detta di tutti, è un ottimo sistema sanitario, eccellente, che ha saputo tenere insieme i conti, eh, evolvere per essere capaci di rispondere ai nuovi bisogni. Eh, sulla scorta di queste due visioni, il Presidente Maroni. All'indomani si può dire: del suo insediamento, convocò un gruppo eh, di eh, qualificatissimi personaggi del mondo accademico, eh, scientifico e eh, di gestione anche di grandi realtà eh, sanitarie affinché producessero un documento, un'elaborazione che consentisse a Maroni di eh, fare poi quello che ha fatto, cioè quindi replicare un po' l'esperienza che lui. Eh, fece quando da ministro del welfare scrisse il libro bianco eh, con Marco Biagi, allora lanciò questa suggestione del libro bianco sulla riforma del sistema sanitario lombardo, all'interno del quale avrebbero dovuto esserci le linee guida che avrebbero guidato il percorso che poi il Consiglio, la Giunta e il Consiglio avrebbero seguito per arrivare a questo risultato. Eh, diciamo che le intenzioni erano assolutamente nobili, tuttavia dall'inizio. Eh, noi, eh, e mi riferisco in particolare alla forza politica alla quale appartengo, il nuovo centrodestra, sottolineò immediatamente che vi era un'esigenza di evolvere dal sistema attuale conservando quello che erano eh, i punti salienti significativi e caratterizzanti dall'originalità del sistema lombardo e eh, questa esigenza portò fin da subito tra eh, me e il Presidente Rizzi della eh, Commissione un confronto che poi come vedremo si è articolato per tutto eh, il lavoro che abbiamo svolto su, questa, eh, su questo progetto di legge che poi è diventato la legge 23 del 2015. Eh, nel eh, luglio del 2014 eh, Maroni consegna eh, alla Lombardia eh, il libro bianco chiedendo che ci fossero i contributi di tutti su questo testo. Questo testo venne eh, in parte rielaborato anche sulla scorta di alcune osservazioni che noi stessi eh, mh, sottoponemmo all'attenzione del Presidente. E mh, tra il mese di settembre e ottobre eh, del 2014 cominciò quello che era un lavoro di mh, predisposizione di un vero e proprio eh, progetto di legge. Quella che fino allora era girata come la bozza Rizzi. Eh, di fatto, il presidente Maroni decise di, in qualche modo, eh, sintetizzarla con il lavoro che l'assessorato allora eh, occupato da eh, Mario Mantovani aveva elaborato, grazie ai dati in possesso dei loro uffici. E eh, sottopose all'attenzione della maggioranza un progetto di legge che avrebbe dovuto essere approvato in giunta e eh, che avrebbe dovuto raccogliere la soddisfazione di tutti. Su quel testo. Non ci fu il consenso di tutti perché, come è noto, eh, il nuovo centrodestra, con i due assessori che erano in giunta, non votò eh, quel progetto di legge, perché non corrispondente ad una visione che noi avevamo, che era quella di evolvere e quindi modificare il sistema nelle parti in cui non funzionava, ma al tempo stesso consentire eh, una eh, conservazione non in termini eh, negativi, ma che salvaguardasse l'eccellenza che tutti ci riconoscevano e che tutti attribuivano al sistema sanitario lombardo. Eh, il 23 di dicembre, che è una data molto importante, ci fu questa giunta dove i due assessori non votarono e quindi votarono perché non esiste la stensione in giunta, quindi non votare il testo significava esprimere un voto contrario e da lì è iniziato poi il lavoro di confronto serrato che Maroni ha intrapreso presiedendo un gruppo, una commissione permanente costituita dai due direttori generali e dai due assessorati di riferimento con i due assessori e un rappresentante per ogni gruppo di maggioranza che costituiva appunto la maggioranza di sostegno, a sostegno al Presidente. In quel gruppo io fui indicato come rappresentante del nuovo centrodestra e tentammo in quel contesto di far capire al Presidente Maroni che la nostra non era un'istanza conservatrice, ma semplicemente la volontà eh, di fare la cosa migliore nell'interesse sia del risultato politico dello stesso Presidente, ma soprattutto dei cittadini lombardi. Questo lavoro all'interno di quella commissione fu fatto e consentì a me e a Fabio Rizzi, a quel punto, di cominciare a lavorare, allargando la disamina articolo per articolo di quel testo, dapprima all'interno delle forze di maggioranza e successivamente col testo completato col maggior consenso possibile, perché non fu possibile appunto un consenso unanime, posto che Forza Italia non partecipò eh, molto attivamente a quella fase, presentarci poi alle forze di opposizione con un testo sul quale tentare una mediazione eh, che doveva poi condurre, come ha condotto, al ritiro dei famosi 25.000 eh, ordini del giorno, eh, il che equivaleva per noi a una sostanziale vittoria politica perché significava che la minoranza, anche se ha perso l'occasione di poter votare una riforma che poteva essere condivisa, in realtà ha di fatto consentito alla maggioranza di poterla votare. A quel punto, tra il mese di maggio, giugno e luglio, ci fu questo confronto che si eh, intervallava con le convocazioni sia eh, della Commissione, della terza Commissione che licenziò rapidamente il testo e questa rapidità fu una delle ragioni dellostruzionismo delle forze di opposizione, ma eh, recuperammo il rapporto con le forze di opposizione durante il successivo periodo che andava da luglio fino ai primi di agosto, tant'è che appunto il 4 di agosto del 2015 eh, riuscimo ad ottenere l'approvazione della legge e eh, raccogliendo all'interno di questo faticoso percorso quelle che erano le istanze sia delle forze di maggioranza che di opposizione che ritenevamo utili per consegnare una nuova sfida. Questa sfida credo che eh, trovi eh, il suo punto eh, più significativo nel fatto che il governo, pur riconoscendo la specificità del nostro modello, ci ha consentito, eh, mediante la decisione di non impugnare la legge, di tentare l'applicazione di questo nuovo modello e addirittura di poterne valutare all'esito di una sua positiva applicazione l'elezione a modello da esportare anche in altri contesti regionali e questo per noi è stato forse il risultato politico più importante che potevamo immaginare di raggiungere. Cioè la Lombardia ancora una volta motore del Paese e propositiva su un servizio importante come quello sanitario. Bene, io partirei proprio da questo anche per pubblicizzare la nostra trasmissione che è importantissima perché vi daremo gli strumenti per capire, per valutare meglio e se poi questo sarà un modello, come ha detto lei avvocato, esportabile a tutto il paese, a maggior ragione, essendo il tema della sanità qualcosa che ci riguarda proprio tutti molto da vicino, direi di prestare attenzione. La domanda che vi voglio porre subito è se più volte è stato rimarcato e... È universale questa convinzione che la, la regione Lombardia dal profilo sanitario rappresenta, ha rappresentato un'eccellenza come mai c'era bisogno di arrivare a una riforma e quindi cambiare, cambiare qualcosa, stravolgere perché poi vedremo che in realtà ci sono grandi cambiamenti in vista. Beh, eh, questa è la domanda eh, che ci siamo fatti anche noi all'inizio: se era necessario eh, arrivare ad una riforma, ad una evoluzione, come amiamo chiamarla e eh, in testa a tutti la chiama eh, in questo modo il presidente Maroni. Allora, noi avevamo un ottimo sistema sanitario eh, essenzialmente all'interno del percorso ospedaliero, cioè quello che in regione Lombardia non manca. È la facilità di accedere a prestazioni molto complesse, eh, in, in, in tantissime eh, materie, in tantissime specialità, su un'area eh, eh, appunto del territorio molto ampia. All'ospedale. Il problema che noi abbiamo constatato guardando i dati eh, che Regione aveva in possesso è che il cittadino, la persona, il paziente, una volta terminato il proprio percorso di cura all'interno dell'ospedale, fuori dall'ospedale non trovava un sistema altrettanto eccellente dal punto di vista soprattutto della continuità di cura. Un esempio concreto per far capire ai Perfetto, nostri eh, ascoltatori, eh, se io eh, dovessi sciaguratamente incappare in un attacco cardiaco, entro in ospedale e non fatico a trovare una cardiochirurgia che risolve rapidamente il mio problema, ad altissimo livello. Da quel momento, se io rimango cardiopatico e devo iniziare il mio percorso di riabilitazione, lascio l'ospedale e fuori dall'ospedale devo cominciare a trovare un posto che mi riabiliti, un medico che mi segua, una, eh, addirittura una, se fossi un anziano solo, anche un sistema di assistenza, o dire, quasi sociale che si faccia carico della mia persona e delle mie difficoltà. Quello che in gergo tecnico chiamano il percorso di cura. Cioè, un paziente, un cittadino, quando ha superato il suo momento acuto, cioè quando sta male, quando è stato in ospedale, o guarisce completamente o diventa cronico. In ogni caso, fuori dall'ospedale, deve essere ancora curato. Ecco questo pezzo non aveva l'eccellenza che aveva il sistema ospedaliero. Quindi rappresentava una sorta di criticità che poi anche i nostri telespettatori, i cittadini, i pazienti forse hanno vissuto nella loro pelle, cioè ma in ospedale bella. ti curano, ma quando sei fuori sei solo e ti devi orientare Uno come quello, dice ma lei. Ma eh, anche un altro aspetto che sono le due grandi criticità che tutti conoscono, le infinite liste d'attesa e la difficoltà a ricevere rapidamente le prestazioni al pronto soccorso. Allora, questi due sono i sintomi della patologia che la riforma eh, vuole guarire. E quindi era questo il momento? Eh, ora, insomma, bisognava intervenire con una riforma? Avvocato. Sì, perché bisognava dare eh, lustro, spazio, eh, la stessa importanza a quella che eh, appunto sempre dal punto di vista tecnico viene chiamata eh, il percorso di cura territoriale, cioè tutte le cure che vengono erogate fuori dall'ospedale, quindi sul territorio. Questo ambito, questo contesto, ripeto, non aveva il livello di eccellenza che aveva invece che il sistema il resto ospedaliero. Delle, esatto, delle strutture. Quindi dalla cura al prendersi cura, che poi è anche uno slogan esatto. di, questa, di questa riforma. Io penso che a questo punto potremmo incominciare anche a entrare nel merito e vedere un po' di materiale, anche filmato, dove... Ehm, Credo, eh, mi conforti la regia, si vedranno anche un po' di numeri di cosa rappresenta la Lombardia. Avremo anche alcuni contributi eh, interessanti, saranno delle interviste che da vari punti di vista, da vari settori, eh, spiegheranno, ci aiuteranno a capire un, un pochino meglio quali sono i punti salienti di questo. Ecco, abbiamo già pronta allora la prima intervista, che dovrebbe essere il dottor Walter Bergamaschi, mi conforti che è direttore generale Welfare e poi comunque eh, lascio la linea alla regia perché sentirete appunto che cosa hanno da dirci. Dal punto di vista di Regione Lombardia cosa cambia con la nuova legge rispetto alla 33 del 1999? Ma la nuova legge direi che è un completamento e un'evoluzione della 33, un completamento perché mantiene il principio della libertà di scelta del cittadino che poi si traduce nel fatto che dobbiamo separare chi fa rispetto a chi eh, programma e acquista le prestazioni e inserisce il principio invece fa evolvere il sistema introducendo il principio della presa in carico eh, dei pazienti. Quindi non si cura la malattia, si cura il paziente. Come si traduce e come viene applicata? Ma, eh, si traduce nel fatto che le attuali ASL si trasformano in agenzia di tutela della salute, quindi davvero diventano gli organi che regolano il sistema, che programmano e programmano anche a livello territoriale cercando di dare, di scegliere le cose da fare, di scegliere le cose che servono di più ai cittadini del proprio territorio. Le nuove aziende sanitarie acquisiscono anche gli aspetti di eh, diciamo, me medicina territoriale e gli aspetti sociosanitari che oggi venivano eh, svolti dalle ASLA. Come è vissuto l'accorpamento della Direzione Generale Salute e di quella dei servizi sociali? Qual è il suo significato e quali possono essere le opportunità? Ma certamente una grande opportunità perché abbiamo la possibilità di seguire i percorsi dei pazienti e non concentrarci invece come dire, sulla Uh, sulle specifiche di ogni settore, la prevenzione, uh, la, la cura, la, la veterinaria. Noi possiamo in questo momento uh, davvero mettere insieme competenze e culture e fare in modo che non ci sia da un lato l'invasione dei sanitari negli ambiti anche di prossimità sociosanitaria e dall'altro fare in modo che davvero al paziente si possa offrire un percorso integrato. Eh, questo deve partire dalla testa del sistema, quindi dall'assessorato e, e noi dobbiamo metterci a lavorare insieme, mischiarci per poter dare le, le risposte migliori. Dal punto di vista programmatico e organizzativo la nuova legge come si tradurrà nei servizi, nella qualità e nelle prestazioni per il cittadino? Ma noi speriamo intanto di poter dare al cittadino un miglior rendimento del sistema. Abbiamo tante risorse perché 18 miliardi sono un impegno economico delle tasse dei cittadini molto importante. Ma queste risorse che sembrano tante oggi costringono invece a fare sempre più scelte perché abbiamo. Un invecchiamento della popolazione, l'aumento della cronicità, l'innovazione terapeutica che ci dà farmaci sempre più efficaci ma sempre più costosi, beh, tutto questo porta a un bisogno di salute che supera di molto quello eh, che è, è quello che l'economia ci mette a disposizione. Allora, migliorare il rendimento significa eh, poter migliorare i servizi ai cittadini. Come migliorare il rendimento? Da un lato appunto attraverso un sistema che è in grado di controllare ed acquistare davvero tutto quello che serve per il cittadino, dall'altro evitando doppioni e sovrapposizioni e soprattutto facendo in modo che il cittadino si senta partecipe della propria cura, che partecipi al processo di cura e che trovi qualcuno che lo accompagna, non che gli lascia una prescrizione in mano e lo lascia solo davanti al suo problema di salute. Bene, e questo ha già chiarito alcuni dubbi che forse il pubblico anche da casa, i semplici cittadini hanno. Sentire parlare di tagli nella sanità fa veramente rizzare i capelli, tutti pensano ad un peggioramento quindi, della qualità del servizio e quindi temo che sia questa la preoccupazione molto diffusa. Invece questa riforma vuole dimostrare il contrario, si può risparmiare. È una bella Ma sfida, è, eh, avvocato. È una sfida quasi eh, così temeraria, no? perché riuscire a immaginare di conservare il livello qualitativo del sistema lombardo sapendo di avere meno risorse ha eh, diciamo, eh, molto stressato eh, mm -hmm. la nostra capacità eh, di trovare all'interno della sintesi politica anche eh, l'oggetto e la soluzione legislativa che potesse consegnare gli strumenti ai programmatori per raggiungere questi obiettivi. Eh, uno dei dati eh, che sono stati illustrati dall'intervista eh, del dottor Bergamaschi è questo tema della cronicità. Eh, pochi cittadini sanno che di quei 19 miliardi di cui parlava prima il dottor Bergamaschi, circa il 70% sono assorbiti dalle spese per le cure ai cronici. Cioè quindi il 70% della spesa, a differenza di quello che può pensare eh, così il cittadino, non sono impiegati per il trapianto di cuore piuttosto che per il grande intervento chirurgico, ma per tutta una serie di prestazioni a media bassa o addirittura bassissima intensità, perché la popolazione anziana e la popolazione cronica è aumentata ed è il motivo per il quale il modello organizzativo del 97 che era molto ospedale-centrico, di fatto non ha più saputo assorbire la nuova forma della domanda, cioè per tradurlo eh, io se sono un giovane e ho un problema di salute è molto probabile che esaurito la mia esperienza di cura all'interno dell'ospedale in un lasso di tempo molto breve ritorni alla mia vita normale e non debba più, grazie a Dio, dover ricorrere a delle cure mediche. Eh, il malato cronico, il malato anziano, terminato la fase acuta, cioè terminata la fase nella quale si trovi eh, a dover ricevere le cure in ospedale, come dicevamo prima, continua eh, la sua esistenza dovendo continuamente ricevere prestazioni ordinarie e mettendo in conto di avere anche delle ricadute. Allora è chiaro che queste ricadute, questa eh, esigenza di tornare, per tutta una serie di criticità, riaccede e vede come luogo ordinario di erogazione delle sue cure l'ospedale che invece è stato pensato per dei momenti, per così diciamo dire, eccezionali. Appunti, esatto. esatto. Di, Quindi di è chiaro che questo modello andava aggiustato perché questo grande numero, anche per una sorta di carenza della risposta della medicina territoriale, non ha saputo intercettare questa domanda e molto spesso, è esperienza credo di qualsiasi cittadino, che nel dubbio. Eh, vieni mandato all'ospedale, vieni mandato al pronto soccorso poi se vuole ne parliamo delle eh. intese al pronto soccorso se sì, questa riforma affronta anche questo argomento abbastanza scabroso ci, ci prova scabroso. Ser molto seriamente poi, il modello... ne parliamo quando, quando è il momento ecco io direi che lei ci ha fatto capire già Bene, qual è lo spirito, però se vuole andiamo a vederlo più in concreto. Il, il nuovo welfare lombardo su che cosa si basa, su che cosa si ispira e poi, da un punto di vista proprio organizzativo, come Chiaro. cambia per attuare questa idea, questo principio, cosa, quali strumenti mh, va cercando. Insomma, ecco qua. Anticipiamo il futuro, di nuovo l'orgoglio quindi di una regione che eh, è un'eccellenza. Eh, sì. Ci sta. Vediamo, apriamo quindi, questi sono i punti salienti, se ci dà per cortesia una mano. A Ma assolutamente, meglio. guardi, il primo punto è quello di cui stavamo parlando prima: no? il riequilibrio dell'asse cura-ospedale-territorio, quindi ridare, o meglio, dare in questo caso, la stessa importanza alle cure territoriali, quindi a tutto quello che è eh, il bisogno di salute che il cittadino chiede al sistema fuori dall'ospedale. Una reale integrazione tra sanitario, sociosanitario e la presa in carico della persona, quindi i vari livelli di cura, Come da sì. quello molto intenso a quello meno intenso, devono leggersi e so è il sistema che deve seguire il cittadino e non il cittadino che deve, che deve seguire il sistema. Deve seguire il sistema perfetto. La messa a sistema di soluzioni per garantire la presa in carico e la continuità assistenziale. Noi abbiamo molte sperimentazioni che in questi anni hanno tentato di reagire a a quella modifica della domanda di cui parlavamo prima, quindi il 70% dei cronici, tutti i temi che abbiamo già eh, in qualche modo sorvolato e quindi riuscire a, a raccogliere da quelle sperimentazioni eh, quelle che hanno dato i migliori esiti e farli diventare regola del sistema. L'altro aspetto molto importante, questo è uno dei cuori veri della scommessa, che è anche uno dei temi che ci ha confrontato eh, molto seriamente col ministero questa netta separazione tra chi eroga le prestazioni e chi svolge la funzione di programmazione e eh, acquisto delle prestazioni. Questo è un tema su cui magari torniamo dopo, ma è un punto nevralgico della riforma ed è il punto di continuità vero con la vecchia legge 31, perché quello spirito venne eh, iniziato allora e non è mai stato tradito. Occorre adattare quell'intuizione ai nuovi bisogni e alle nuove realtà. Il superamento della frammentazione dell'organizzazione territoriale, noi abbiamo molte unità di offerta, molti punti di offerta territoriali che non sono messi a sistema. Quindi abbiamo una grande capacità eh, che il territorio lombardo, il tessuto sociale lombardo ha sempre creato e che si è fatto carico in maniera un po' asimmetrica. Eh, mi lasci usare questo termine, della domanda di salute di cui parlavamo prima, quindi superare questa frammentazione e darle linearità, eh, l'incentivazione dell'attività di ricerca che è stato uno degli elementi importanti che hanno portato al livello a cui siamo del sistema ospedaliero e di capacità di cura complessa e molto complessa in Lombardia e il mantenimento e lo sviluppo dell'eccellenza ospedaliere, cioè quindi come mettere risorse finanziarie e umane sul territorio e al tempo stesso so, mantenere le realtà ospedaliere eccellenti che hanno reso importante e famosa la Regione Lombardia. Molto bene, molto chiaro. Io direi che in questo momento siamo pronti anche per fare una pausa pubblicitaria la prima della serata. Vi ricordo che siamo in diretta, potete telefonare. Vi consiglio di seguirci, è un argomento che non solo è interessante, ma è, è un'occasione anche un'occasione... Direi piuttosto unica, eh, anche grazie a Bayer, che offriamo al nostro pubblico. Vi aspetto quindi. Ben ritrovati, stasera Medicina Amica affronta questo argomento complesso, ma molto interessante, della riforma, la nuova riforma sanitaria in Lombardia. E, mh, lo facciamo tra parentesi con il correlatore di questa legge, per cui abbiamo proprio notizie di prima mano. Eh, prima di entrare in, di nuovo nelle, nelle tabelle che eh, rappresentano, in questo caso andiamo proprio al cuore del, della riforma, quindi i principi che la ispirano, però c'è stata una piccola discrepanza di dati, avvocato Capelli. Eh, in un'intervista abbiamo sentito parlare di eh, 18 miliardi, lei ha detto mi pare 19 miliardi, questo è il costo. Sì, circa 19 miliardi sono 18 miliardi e 870 milioni. Ah, quindi siamo milioni. verso i 19: siamo ho molto più vicini ai 19. A 19 che ai 18. Occorre poi capire il riparto del fondo sanitario quest'anno sul 2015. Come conclude, eh, alla luce di alcuni tagli che hanno ulteriormente provato eh, la capacità del sistema lombardo di eh, reagire con sempre maggiori difficoltà anche a queste posizioni anche se poi complessivamente eh, la curva eh, dovrebbe vedere nel 2016 un recupero eh, degli stanziamenti. Certo, le lei regioni. mi conferma comunque che il, il termine virtuoso alla Regione Lombardia dipende dal fatto che non c'è spreco, siamo assolutamente sicuri sì, e devo ogni... dire che ogni tanto siamo ingiustamente penalizzati nelle classifiche del Ministero ma semplicemente per la ragione che sono eh, calcolate su eh, rendiconti amministrativi che non tengono perché non possono eh, perché sarebbe molto complesso farlo conto del livello qualitativo delle prestazioni erogate. Cioè sono classifiche che vengono fatte sul livello di spesa, sul numero di addetti, sulla quantità di prestazioni erogate, sui tempi di eh, lavoro, ma non tengono conto della complessità del livello organizzativo interno alle aziende e della qualità e natura delle prestazioni che vengono erogate, perché lei mi insegna che io posso eh, vendere un prodotto eh, avendo costi fissi eh, in funzione del luogo nel quale la mia prestazione viene erogata molto diverso benché la prestazione in sé sia costituita dal gesto di consegna del bene e il cliente che lo ritira e paga ma è chiaro che se io lo faccio in un contesto per esempio banalmente molto bene arredato oppure su un asse di legno con due cassette della frutta <ride> voglio dire cambio faccio la po'. stessa transazione sì, certo, ma non ha lo stesso valore ma cambia un po' non a caso in regione Lombardia arrivano da ogni regione d'Italia noi abbiamo un grande afflusso infatti come... Noi dobbiamo rispondere ai nostri 10 milioni di eh, circa, poco meno di 10 milioni di abitanti, ma in realtà le prestazioni sono erogate per oltre 11 milioni eh, di pazienti, perché riceviamo eh, oltre un milione eh, di da eh, extra, regione. extra regione e dallo sta anche dall'estero. Anche dall'estero. Tra parentesi, leggendo la riforma, vedremo che ci sarà poi un settore dedicato proprio ai nuovi, alle di le nuove utenze. della salute. Sì. Che arriveranno dall'estero che avranno proprio un pacchetto per la salute. Torniamo a noi, torniamo al nuovo welfare lombardo. E i principi a cui si ispira. Ma eh. guardi, i principi anche la legge ha sono... un'anima sostanzialmente. Ma guardi, innanzitutto quello che è importante, eh, il primo è appunto la libertà di scelta, cioè uno dei punti eh, fondamentali eh, che è figlio anche del sistema che ha messo sullo stesso piano diciamo sostanzialmente pubblico e privato e strutture pubbliche che erano state immaginate e organizzate per consentire al cittadino di non dover andare nell'azienda che è situata nel contesto in cui abita, ma di poter scegliere in qualsiasi eh, punto di erogazione del sistema regionale dove ricevere le cure. Quindi se c'è il bravo medico che opera... Eh, a Niguarda si va a Niguarda se è a Bergamo si va a Bergamo se è a Brescia si va a Brescia il cittadino deve essere libero di scegliere dove ricevere le proprie, proprie cure quindi questo è un principio che è stato mantenuto fermo quello che ho detto prima la parità e la competitività del sistema era garantito anche con questa eh, diciamo eh, compartecipazione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie questa legge all'articolo 8 eh, introduce a pieno titolo il privato accreditato come uno dei soggetti erogatori. Questo è un punto molto importante perché pochi sanno che a parità di prestazione l'operatore eh, privato costa al sistema regionale circa tra il 20 e il 25% in meno. Gran parte di questo risparmio è dovuto eh, ad un dato strutturale che è la diversità dei contratti. Che le aziende private firmano con il loro personale rispetto all'azienda pubblica che invece ha un modello di contrattazione collettiva diciamo più costoso. Eh, però un esempio eh, per capire quanto è reattivo il sistema e il mondo del privato dove non è solo profit, al dentro l'offerta privata del nostro sistema, e poi vedremo che questo è un dato molto importante alla luce della riforma. Per esempio eh, l'85% dell'offerta sociosanitaria, cioè le RSA, è fatto dal privato, ma che molto spesso è un privato no profit, è un privato sociale. Quindi quando si parla di privato in Lombardia bisogna tener conto che è, una, è un panorama molto complesso e variegato, non sono tutti eh, sullo stesso piano. Abbiamo i privati profit, che quindi erogano un'attività eh, finalizzata a consentire ah, il certo. guadagno, e poi abbiamo via via anche appunto il livello di integrazione che abbiamo detto prima eh, abbiamo eh, un principio fondamentale che è quello della sussidiarietà orizzontale cioè in questa legge è stato scritto credo sia una delle pochissime leggi eh, che lo, 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 lo presentino esplicitato come criterio di gestione che lo Stato quindi la mano pubblica fa solo quello che qualcun altro sul suo territorio non, già, non sta già facendo meglio di lui cioè un principio eh, che abbiamo trovato molto spesso raccontato nei testi di diritto pubblico, ma raramente applicato, cioè lo Stato che decide di collaborare con il tessuto sano del proprio territorio, quindi in questo caso la regione, che dice che io mi impegno a erogare e a organizzare una nuova produzione solo se qualcun altro non lo ma sta lo già, sta facendo, già facendo, meglio facendo meglio di me. È, e io devo mettere a sistema tutti questi attori in quel quasi mercato che è il sistema sanitario. I sistemi sanitari non sono dei mercati. Sono dei quasi mercati perché i, eh, i diritti, gli interessi messi in gioco in un sistema sanitario sono quelli di più alto rango costituzionale. Il diritto alla salute deve essere tutelato e quindi non è possibile lasciare al mercato puro la gestione di come viene erogata la prestazione sanitaria. Però in Lombardia si è riusciti a creare un quasi mercato, quindi una forte mano pubblica che governa il sistema e... Al tempo stesso però riuscire a consentire quel tanto di competizione che obbliga gli attori a, eh, diciamo, a meglio, misurarsi e a migliorare la propria efficienza prestazionale. Molto interessante, quindi eh, direi che abbiamo esaurito anche i principi che sono stati sì, i più importanti e poi ci sono molti notevoli. altri. Adesso vediamo quale altro suggerimento ci propone la regia con la, la tabella, vediamo la parte organizzativa, le funzioni e, e soprattutto la grande novità che è stata anticipata nell'intervista che abbiamo ascoltato insieme al dottor Walter Bergamaschi. Le ASL se ne vanno in pensione, dovremo imparare nuove sigle, cioè cambieranno in sostanza, questo verranno è, ridotte anche. Assolutamente, questo è stato uno dei punti importanti. Allora. Cerchiamo di dare plasticamente, perché sono magari aspetti difficili da cogliere. Allora, noi Forse ho saltato detto... qualche passaggio, poi ci sgrideranno, però comunque questa è una delle cose che. Allora, che noi sicuramente. Nella, nella 31, nel 97, Regione Lombardia eh, fece una scelta che non era coerente con l'impianto normativo nazionale. Tant'è che chi si ricorda vi fu quello scontro memorabile tra la loro ministra Bindi e l'allora presidente Formigoni. Eh, in quella legge, per la prima volta, istituendo le aziende ospedaliere che eh, il decreto 502 prevedeva come possibili, in realtà a queste aziende vengono accorpate anche eh, le prestazioni specialistiche ambulatoriali, che in teoria dovevano rimanere di appannaggio alle ASLA. Le nuove ATS vengono spogliate da tutta l'attività prestazionale, quindi l'assistenza domiciliare integrata, i consultori. I CERT, quindi tutto quello che è il percorso di cura, l'attività di cura alla persona che oggi è erogata dalle ASL, viene tolta e consegnata alle aziende. Quindi si compie fino in fondo quel processo che noi abbiamo chiamato di aziendalizzazione che fu iniziato con la 31. È per quello che si è parlato di evoluzione. È, è una evoluzione perché non tradisce quel principio, è una rivoluzione perché dal punto di vista operativo per le aziende ha significato nel caso delle ASL cambiare, diventare agenzie. Se voi le vedete è agenzia di tutela della salute, esatto. mentre invece le altre sono aziende sociosanitarie. Parlare di agenzia significa e, e, immaginare un soggetto che svolge prevalentemente un'azione di governo. Cos'è rimasto dentro le agenzie, le vecchie ASL? Sono rimaste delle prestazioni che sono tecnicamente tali, ma che di fatto si occupano di salute pubblica, veterinaria, programmazione della prevenzione e quello che era l'ispettorato del lavoro e i controlli, che vediamo governati dall'agenzia dei controlli, che, che, che diciamo elabora linee guida, ma che sono materialmente eseguiti dai NOC, che sono i nuclei. Operativi di controllo delle vecchie AS che rimangono comunque all'interno delle sarà ATS. Quindi anche come numero cambieranno? Sono state dimezzate, da... ma c'è una ragione eh, tecnica da questo punto di vista. Allora, adesso noi ci guardiamo l'intervista, poi eventualmente ci ritorniamo anche per capire che cosa cambierà e se ci saranno dei cambiamenti che possono eh, interessare anche il nostro pubblico, ad esempio, se con queste trasformazioni cambierà anche il ruolo dei medici mm. di medicina generale, insomma. Scenderemo nel dettaglio. Adesso la prossima intervista che noi andremo a sentire è al dottor Paolo Moroni, che è direttore generale dell'ASL di Lecco. La nuova riforma sanitaria modifica per i pazienti i percorsi di salute. Secondo lei li migliora o rende più complesse le procedure e la possibilità di accedere? Ma io direi che tutta la riforma si è concentrata proprio nel trovare un modello organizzativo che consentisse ai pazienti di avere un percorso senza interruzioni di cura. I cardini proprio della riforma si sono incentrati sull'articolo 6 e l'articolo 7 che è quello che definisce le nuove organizzazioni. Quindi l'articolo 6 parla dell'Agenzia di tutela della salute, aziende ATS che sostituiranno le future AS, e l'articolo 7 invece parla delle ASST. Le aziende socio-sanitarie e territoriali che sostituiranno il modello dei vecchi ospedali autonomi. È chiaro che, all'interno di questo, in modo particolare, gli ospedali vengono arricchiti di un'area territoriale che la Asla, vecchia ASLA cede agli ospedali, quindi, i nuovi ospedali, aziende socio-sanitarie e territoriali avranno un'area ospedaliera e un'area territoriale. Queste due aree dovrebbero integrarsi sotto un'unica direzione e questo è il cardine per garantire la continuità di cura. Nella sostanza la riforma ha puntato su spostare le cure tutte in un'area e spostare la prevenzione e il controllo e la programmazione tutta in una, nuova, in una nuova area. Quindi le ATS si occuperanno di programmazione territoriale di prevenzione. Quindi sappiamo che la salute è un bene prezioso da preservare non solo per i conti della regione e dello Stato ma per ogni singolo cittadino. Come la sì. nuova legge la garantisce e la soddisfa? Ma i principi legati alle cure, al diritto alle cure non sono cambiati. Direi il sistema sanitario è sempre universale, è per tutti, è garantita la libera scelta in strutture pubbliche o in strutture convenzionate. Quindi il diritto alle cure praticamente non è cambiato. Quello che è cambiato fortemente è l'organizzazione di erogazione delle cure e questo dovrebbe far sì che l'utente abbia di per sé una maggiore facilità all'accesso alle cure. E quindi questo qui direi che è il, è il vantaggio cardine di questo tipo di riforma che portiamo avanti. La 33 della 1999 programmava la soddisfazione dei fabbisogni territoriali mediante le ASL. Con la 23 appunto di quest'anno del 2015 come vede il rapporto tra necessità del territorio e programmazione? Ma allo scopo è stato istituito proprio un dipartimento speciale all'interno delle agenzie tutela della salute che è il dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali quindi questo Dipartimento sarà proprio il cardine per la rilevazione dei bisogni e soprattutto si parla di sociosanitarie e non solo di sanitarie. Sociosanitarie vuol dire che c'è una grossa attenzione ai bisogni di cronicità, di cura delle cronicità e questo Dipartimento insieme diciamo, a, alle esigenze sociali rilevate dai singoli, nei, dai singoli sindaci nei comuni dovrà mettere a punto un piano dei bisogni territoriali sul quale si innesteranno poi le ASST a erogare tutto ciò che è pianificato dalle ATS. Quindi le ATS hanno sicuramente, queste agenzie, un grosso compito di programmazione, mentre le ASST dovranno erogare ciò che è programmato praticamente dalle ATS. Dottore, attraverso la sua pluriennale esperienza di direttore di ASL, come considera la nuova struttura organizzativa? Direi messa più a fuoco secondo i compiti che gli sono stati attribuiti. La nuova struttura organizzativa delle ex AS, ripeto ATS, quindi per chiarire il termine, è sempre organizzata in dipartimenti, quindi c'è un dipartimento sempre di igiene e prevenzione, un dipartimento delle cure primarie, un dipartimento per la programmazione e l'accreditamento acquisto delle prestazioni. E questo è un po' un dipartimento cardine perché una volta programmati i bisogni bisogna poi fare l'acquisto delle prestazioni perché il finanziamento passa sempre attraverso le, a, le ATS, dalla regione alle ATS, l'ATS verifica i bisogni e poi fa i contratti con l'ospedale, con il nuovo ASST, con gli erogatori privati convenzionati, fa i singoli contratti per far sì che il cittadino possa accedere ovunque a secondo delle proprie necessità. Quindi direi che la nuova organizzazione rafforza sicuramente la funzione di acquisto delle prestazioni e la funzione di programmazione. Quindi programmazione e acquisto delle prestazioni sarà proprio il cardine dell'ATS. Quindi per venire incontro ai bisogni reali che il territorio eh, rileva e quindi tutte le necessità che farà presente. Quali sono secondo lei le problematiche e le opportunità di questa nuova legge? Quali le sfide più interessanti? Allora, una problematica sicuramente iniziale è quella di cambiare il modello, quindi cedere delle attività, rilevare delle attività e quindi ci sarà sicuramente un anno di lavoro per integrare le nuove aziende, quindi ci saranno elementi di fusione, di accorpamento di servizi. Quindi il primo anno sarà sicuramente un anno un po' sperimentale, quindi bisognerà far fronte eh, con un grande sacrificio per far sì che tutto. Quanto eravamo abituati a fare riferimento a un'azienda, magari farà riferimento a un'altra azienda. Però non credo più di un anno questa operazione. Dopo di questo ci saranno i nuovi assetti chiari ed evidenti che andranno incontro ai bisogni della popolazione con maggiore cognizione di causa. Ecco, anche questa intervista solleva dei, dei problemi abbastanza importanti, ad esempio quello organizzativo, quello del, dell'adattamento a quando andrà a pieno regime questa, questa legge insomma, ci saranno dei tempi poi cambieranno anche le figure ad esempio chi sarà, eh, da chi saranno guidate queste ATS Ma, agenzie eh, di tutela le, della salute dobbiamo agenzie, anche imparare a familiarizzare noi utenti con allora, queste nuove stile per aiutare sigle. a capire eh, come è stato immaginato il modello quindi abbiamo detto prima prima scelta eh, portare fino in fondo quella che fu un'intuizione iniziale nel 97, quindi separazione delle funzioni tra chi eroga le prestazioni, cioè da chi organizza il lavoro prestazionale che cura le persone, da chi invece deve controllarlo e programmare il lavoro che deve svolgere. Anche il telespettatore intuisce, pur non essendo un tecnico, che sono due mestieri diversi e che se fatti nello stesso luogo istituzionale. Probabilmente hanno qualche conflitto di interesse, cioè, quindi l'oggetto della separazione. Come si è arrivati alle ATS? Allora, anche durante la discussione della legge c'è stato un confronto molto serrato fra chi voleva un ATS e chi ne voleva più o meno 15, come erano le ASL resistenti. Il numero 8, che appare una mediazione, in realtà è frutto di una scelta molto ponderata. La letteratura dice che per fare programmazione sanitaria serve un bacino di abitanti che non sia inferiore a un milione di abitanti. Se voi andate a vedere le 8 ATS, ciascuna di loro, tranne due, poi vedremo il perché, hanno eh, bacini di riferimento mediamente intorno al milione di abitanti, chi appena sopra e chi invece eh, leggermente sotto, ma ragioni morfologiche molto spesso. Le uniche due ATS che non hanno questa natura sono l'ATS della città metropolitana e l'ATS della montagna, che per ragioni diametralmente opposte hanno una originalità. Quella della montagna ha meno abitanti su un territorio molto vasto e morfologicamente aspro Difficile. da eh, calcare per poter erogare le prestazioni, al contrario il territorio della città metropolitana molti abitanti ma molto infrastrutturato e quindi consente una maggiore velocità di adattamento ai bisogni. Eh, le otto ATS spogliate dell'attività di erogazione di fatto diventano eh, dei governatori locali che si avvicinano molto nella loro funzione a quella che era la funzione del direttore generale del, dell'assessorato. Quindi voi dovete immaginare la giunta come un CDA, il direttore generale, l'amministratore delegato, gli otto Direttori generali, le otto direzioni strategiche, sono i procuratori speciali di questa specie di multinazionale, un po' come quando la BMW ha eh, il procuratore, la BMW Italia-Germania. Allora sì, perché certo. questo? In una direzione bionivoca, quindi sia nel trasmettere le azioni di governo che nel ricevere il feedback del buon esito di queste scelte, devono essere liberati da altri compiti. Adesso abbiamo capito meglio, e intanto poi la cartina. BDC, mh, ci spiega in esatto. sostanza quali saranno ah quindi Cremona e Mantova saranno accorpate, visto che siamo a Cremona ho guardato subito poi avremo, ce le può illustrare sì, allora, allora Cremona, vediamo proprio quella Cremona e Mantova sono siamo, appunto, quelle del sud, un'unica sì. ATS, Pavia eh, che era molto estesa in nell'ipotesi iniziale che eh, appunto io avevo predisposto e che condivideva anche Rizzi ma poi nella dialettica del consiglio Lodi è stata scorporata da Pavia e aggregata alla città metropolitana di Milano, di Milano Monza sì. è Conlecco, e Conlecco eh, perché aveva molta afferenza territoriale, Como e Varese hanno costituito la TS eh, dei Laghi, Bergamo e Brescia eh, con Brescia scorporata dalla Valcamonica che entra a far parte di, della di, TS della montagna, della montagna che quindi vede insieme Valcamonica, Valtellina e Alto Lario e quindi poi Brescia, che è circa 1.300.000 abitanti, e Bergamo 1.150.000 abitanti. Tutte le altre realtà, Varese come 1.700.000, Monza-Lecco anche lei è abbondantemente sopra il milione, Cremona-Mantova sono intorno al milione, Pavia leggermente sotto, intorno ai 900 eh, rotti mila abitanti. Quindi è quel criterio eh, numerico che consente di poter avere dei dati sufficienti affinché questi organi di governo possano fare una programmazione. Che mestiere fa quel programmatore locale? Coerentemente con la programmazione regionale, lui deve tessere la rete sul territorio. Perché non poteva essere unico? 10 milioni di abitanti, un territorio variegato come Regione Lombardia, a nostro modesto avviso era impossibile potesse essere governato da Milano. Cioè un direttore generale da solo, da Milano, non poteva nel voler costruire la rete territoriale, cioè che abbiamo individuato come luogo della criticità da risolvere, sì. doveva avere una puntualità di intervento che coniugasse una dimensione sufficientemente grande per fare, per fare programmazione, ma anche avere una prossimità il più possibile capace di leggere il dettaglio di quel territorio e quindi decidere, poi vedremo come, Cucire la rete dei vari erogatori per fare in modo che il nostro cittadino venga preso in braccio per tutto il tempo che deve essere tenuto in braccio dal sistema. Quello che dicevamo prima, è il sistema che deve adattarsi ai problemi del cittadino, non il contrario. È giusto, la centralità della figura. E quindi, proprio del, molto federalista della da questo punto di vista. No? Quindi, eh, otto luog... per la verità, c'è stata una eh, discrepanza con gli operatori perché Ha detto oh, avete stravolto il sistema. In realtà, pochi hanno letto la vecchia legge 31, perché noi la chiamiamo 33. In realtà, la 33 è il testo unico che ha raggruppato, ma il cuore del modello organizzativo del sistema sanitario regionale era la legge 31 del 97. In quella legge, in fieri, c'era il potere delle ASL di cominciare a svolgere un'azione di governo locale. Nei fatti, però, questa azione non è mai stata esercitata, anche però, devo dire onestamente, per un eccesso di centralismo. Eh, dell'ultimo periodo sì. del governo regionale rispetto alla capacità degli organi di governo di allora di rispondere troppo facilmente anche alle criticità del territorio. Però questa operazione non poteva fondarsi solo sulle grandi capacità tecniche delle persone. Un modello deve funzionare perché è funzionale il modello, non perché si fonda sull'eccezionalità di una figura professionale piuttosto che un'altra. E quindi il motivo delle otto ATS è, è legato a questo equilibrio. Spiegato, Puntualità sì. della lettura, autonomia di governo e di programmazione locale per dare quello che quel territorio ha bisogno di avere in coerenza con la programmazione regionale. Da qui il collegamento, il modello che abbiamo detto, gli otto, il direttore generale e la giunta, no? quindi l'amministratore delegato, i procuratori, il CDA e in un eh, capacità anche di eh, leggere i dati che vengono consegnati dal territorio quindi rielaborati a contrario dalla stessa catena di comando. Molto bene, se ci rimettono ancora quella cartina riusciamo anche a vedere invece le ASST che sono le aziende sociosanitarie territoriali e leggiamo poi un po' tutto della regione Lombardia dove vediamo che abbiamo anche tre, abbiamo parecchi, ah no, è ecco quel dato generale, abbiamo quattro IRCS che sono poi gli istituti di ricovero e cura, a carattere scientifico abbiamo una REU, che è poi emergenza-urgenza, emergenza, che il è meglio non toccare perché è straordinariamente efficiente. Sì, esatto. E abbiamo 27 ASST, appunto come quelle che ci ha spiegato lei, che sono le aziende... Le sono vecchie quelle... aziende ospedaliere che accorpano le prestazioni pre distrettuali delle ASLA e diventano aziende sociosanitarie territoriali. Perfetto, bene, adesso ci siamo un attimo chiariti anche proprio tecnicamente come sarà questa ridistribuzione. A questo punto, Avvocato, visto che mi pare che abbiamo spiegato abbastanza. No, no, c'è ancora eh, qualche domanda in studio che posso porle prima della, della prossima intervista. E, a fine anno ci saranno delle nomine importanti, quelle dei direttori generali. Esatto. Eh. <ride> Qualche, eh, si può sapere a cosa saranno ispirate un po' le, le selezioni, quali saranno i criteri a cui... Sicuramente capacità, eh, professionalità, eh, curriculum. È stata modificata la legge nella parte in cui seleziona eh, i direttori generali perché a differenza di quello che veniva in passato, oltre a quello che è il diritto, perché è una legge nazionale, che attribuisce il diritto di iscriversi alle liste eh, che individuano i nominativi dai quali è possibile poi eh, trarre il, il direttore generale. Una commissione che è stata insediata eh, la settimana scorsa avrà il compito di individuare una short list, quindi all'interno del numero complessivo di coloro che hanno diritto e che tutti quanti conservano come diritto di poter essere individuati. Eh, come capaci di ricevere l'incarico di direttore generale, questa Commissione individuerà un gruppo più ristretto che conserva mh, identicamente agli altri il diritto di poter essere prescelto, ma viene indicato come dotato di particolari peculiarità eh, tecnico-gestionali, di competenze. Questo dovrebbe riuscire a far scegliere meglio la politica che deve conservare il proprio diritto ad individuare eh, i direttori generali che ha più riprese la Corte Costituzionale ha confermato come una scelta legittima da parte eh, dei governi regionali, perché altro non sono questi direttori generali che la promanazione tecnica che deve tradurre in realtà gli atti Le di programmazione scelte, politica, cioè. quindi sono coloro che potranno produrre un giudizio positivo o negativo sulla mia scelta politica e quindi è chiaro che il legame che si deve instaurare fiduciario la stessa Corte Costituzionale l'ha riconosciuto come legittimo e quindi la politica però ha la responsabilità di scegliere i più bravi. Questo è un dovere che eh, è funzionale a garantire al cittadino che questo modello così articolato dall'idealità dall di coloro che hanno scritto la legge si traduca in un servizio altrettanto efficiente. Bene, restituiamo la linea per uno stacco pubblicitario veloce. Vi ricordo che al rientro. Eh, andremo avanti anche con qualche altra intervista e toccheremo un pochino tutti i punti se non arrivare anche ai nodi, quelli che forse poi interessano maggiormente i cittadini se aumenteranno i ticket se <ride> aumenteranno le rette delle RSA temi toccati, le lunghe ehm. liste d'attesa che futuro avranno insomma temi proprio terra a terra ma che poi sono quelli vissuti sul, sulla pelle direttamente vi aspetto tra qualche istante Eccoci qua, come annunciato adesso eh, tocchiamo il tema eh, della sanità privata e lo facciamo con un'intervista che la mia collega Barbara Appiani ha eh, realizzato mh, presso il dottor Dario Beretta. Vi ricordo che il dottor Beretta è presidente dell'IOP Lombardia, l'Associazione Italiana Spedalità Privata. Sentiamo dal suo punto di vista appunto qualche, qualche considerazione riguardo alla riforma. Numericamente e qualitativamente che cosa rappresenta il privato in Regione Lombardia? Eh, mi sembra giusto rappresentare cosa rappresenta il privato in Regione Lombardia perché è un asse fondamentale della sanità lombarda. Eh, noi mh, rappresentiamo come erogatori privati il 40% delle prestazioni erogate in Regione Lombardia, quindi quasi il 40% per le prestazioni ricoveri e più del 40% per le prestazioni ambulatoriali. Oltre questo dato, è molto importante anche il fatto che gli erogatori privati. Per il 60% della mobilità attiva, cioè dei pazienti che vengono fuori regione, vanno nelle strutture private accreditate. In Regione Lombardia poi ci sono 18 IRC, sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Lombardia 18 su un totale di 48 di tutta la nazione, di tutta l'Italia e di questi 18 ben 14 sono di diritto privato. Faccio alcuni nomi delle eccellenze degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico come il San Raffaele, San Donato, l'IEO, l'Humanitas, il Galeazzi. Quindi sono istituti di ampissima qualità. Poi un ulteriore dato riguarda il peso medio. Il peso medio può essere un termine poco comprensibile ma è il valore delle prestazioni, cioè la complessità delle prestazioni erogate. In Regione Lombardia il privato eroga prestazioni con un valore medio dell'1.3 contro il pubblico che è 1.14, tenendo presente che questi sono in ogni caso valori molto elevati rispetto a tutto il resto d'Italia che raggiunge poco più dell'1. Ultimo dato, ma sicuramente non per importanza, è il fatto che gli erogatori privati costano al servizio sanitario regionale il 20% in meno degli erogatori pubblici e questo ha permesso di mantenere in equilibrio il sistema sociosanitario lombardo in tutti questi anni. Come giudica complessivamente la nuova legge? Cosa si attende? Può essere una risorsa importante? Beh, eh, sicuramente la nuova legge è una risorsa importante anche per gli erogatori privati. Eh, noi siamo partiti dal libro bianco che è la base della riforma che è stata approvata nel mese di agosto di quest'anno il eh, libro bianco che è stato presentato dal Presidente Maroni nel mese di giugno dello scorso anno e in questo libro bianco c'erano alcune affermazioni di principio che erano abbastanza preoccupanti per gli erogatori privati perché il diritto di libera scelta era un diritto di libera scelta eh, diciamo un po' condizionato non era specificata la completa parità tra erogatori pubblici ed erogatori privati e poi veniva dato poco spazio agli erogatori privati per quanto riguarda la continuità assistenziale. Ecco, con questa nuova legge uno dei motivi principali che è di interesse per gli erogatori privati è quello della continuità assistenziale che è anche l'asse portante della riforma sanitaria. Teniamo presente questo che in Regione Lombardia la sanità... È sempre stata erogata a un livello di eccellenza. La Regione Lombardia, per quanto riguarda la sanità, sicuramente è la prima in Italia e una delle prime in Europa. Il problema è sempre stato la parte socio-assistenziale e questo sicuramente sarà una sfida per gli erogatori privati. Quali sono stati i principali punti critici per i cosiddetti erogatori privati durante l'iter della riforma? Eh, come dicevo prima, erano, oh, i principali punti critici era quella della libertà di scelta che era condizionata perché si parlava di una libertà di scelta assistita e aiutata, non c'era eh, previsto la parità tra gli erogatori pubblici e gli erogatori privati, ma si parlava di un pluralismo dell'offerta e di una competizione virtuosa in una concorrenza, collaborazione con il pubblico e questo sicuramente avrebbe potuto creare al regolatore privato alcuni problemi. E poi, un altro punto che avrebbe creato dei problemi era previsto un contratto che definiva le tipologie di prestazioni che sarebbero state acquistate dal privato con una rivisitazione del contratto su base trimestrale, e questo capite benissimo che è improponibile per dei soggetti privati poter programmare la propria attività con una revisione contrattuale su base trimestrale. E il punto di arrivo ha saputo conciliare e comporre tali criticità? Come e attraverso quali strumenti? Eh, sicuramente, eh, la libertà di scelta del cittadino, eh, si parla di una libertà di scelta consapevole dove curarsi con piena parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti erogatori pubblici e privati. Viene prevista poi una flessibilità organizzativa di tutti gli erogatori per conseguire la massima efficienza e il miglior soddisfacimento della domanda di prestazioni da parte degli utenti e poi un'altra cosa importante che nella uh, riorganizzazione del servizio sociosanitario lombardo è prevista la figura uh, le AST che sono le vecchie aziende sanitarie di prima. Ecco, tutti i servizi, tutte le funzioni erogate dalle AST possono essere erogate contemporaneamente anche dagli erogatori privati. Cosa cambia per voi con l'attuazione della 23 del 2015 e quale ulteriore apporto può dare il privato al servizio sanitario regionale? Con l'attuazione della legge 23 viene dato al privato la possibilità di non limitare la propria attività al campo sanitario ma anche al campo sociale, quindi di andare sul territorio e permettere quella continuità ospedale-territorio che è fondamentale. Come dicevo prima, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in Regione Lombardia non ci sono mai stati dei problemi. I problemi sono stati sempre invece per quanto riguarda la continuità sul territorio. Quindi anche per gli erogatori privati andare a garantire la continuità assistenziale dall'ospedale al territorio, al domicilio, è una sfida ed è una sfida che il privato vuole portare avanti. Eccoci in studio dunque è proprio così. Allora anche il privato eh, potrà eh, portare a termine questo percorso eh, di prendersi cura anche al di fuori della struttura ospedaliera, del, della clinica, del, il percorso insomma di, di cura del paziente. Ma Saranno anche loro primatori? Ma eh, io credo proprio di sì, anche perché in questo percorso di cura a cui si riferiva il dottor Beretta non dimentichiamo che. Eh, la parte di erogazione delle prestazioni meno complesse, quindi eh, la prestazione diciamo, che non necessita dell'intervento chirurgico particolarmente complicato, così almeno eh, ci si capisce sempre da casa. Eh, noi abbiamo una rete d'offerta sul territorio delle unità d'offerta sociosanitarie che erano le vecchie case di riposo che col passare degli anni in realtà si sono via via medicalizzate sì. o ospedalizzate. Questo cosa significa? Che nell'articolo 7, a cui si riferiva il dottor Beretta, quando nell'ultimo comma dice che tutte le funzioni descritte nell'articolo 7 possono essere svolte dai privati accreditati, si riferisce in particolare a quel pezzo del ramo d'azienda delle SST, ma non ci perdiamo adesso in questioni tecniche, che individua come componenti di quel ramo d'azienda i presidi ospedalieri territoriali, che sono degli ospedali diciamo, più con vocazione territoriale, e i presidi socio-sanitari territoriali. All'interno di questi ultimi viene erogato il livello delle prestazioni a bassissima intensità di cura. Quindi voi dovete immaginarvi dove, che queste strutture il numero di queste strutture sul territorio, se uno si focalizza e comincia a contare intorno al proprio paese quante case di riposo vede, nota una rete molto diffusa. Allora, questa rete ormai è in grado di ospitare anche prestazioni diverse da quelle che vengono erogate, tant'è che anche il percorso delle RSA aperte che ha avviato Regione Lombardia in questi anni ha portato all'interno di queste strutture anche altre figure professionali. Specialisti, ha aumentato il Vabbè. livello di erogazione e hanno cominciato ad erogare con il loro personale infermieristico prestazioni domiciliari. Allora, tutto questo mondo per l'85% è erogato da soggetti non pubblici, cioè non statali, non regionali. Allora è evidente che il ruolo del privato, soprattutto sul percorso eh, di territorializzazione della prestazione sanitaria, avrà un ruolo fondamentale. Io credo che una categoria che è sempre lì un po' nell'angolo perché non dipende dal sistema regionale e mi riferisco ai medici di medicina generale che dovrebbero avere l'esclusività delle cure primarie, dovrebbero avere un ruolo, dovranno avere un ruolo importante in questa fase. Sono stati per il momento collocati all'interno di due articoli che riconoscono loro la totale autonomia come uno degli erogatori del sistema, ma che possono tranquillamente, stipulando accordi con la Regione, eventualmente andare ad erogare la loro prestazione, il loro servizio all'interno di queste strutture. Quindi una capacità ancora una volta di grande integrazione del sistema. Molto bene. A questo punto della scaletta, avvocato Capelli, noi avremo ehm, il dovere di presentare quelle che sono le agenzie per il, per il controllo e eh, non so se ci supportano sì, con una slide e ce la faccia capire un po' velocemente per il controllo in poche parole. All'interno del sistema, tolto, abbiamo, prima abbiamo visto le ATS, governano, programmano esatto. e fanno i contratti con gli erogatori. Uh -huh. Le ASST sono le aziende che producono, quindi erogano la, la catena di montaggio, tanto per capirci. L'agenzia di controllo porta fuori dal programmatore, perché l'agenzia di controllo deve poter eseguire il controllo sul sistema, quindi anche sul programmatore. Ed è per questa ragione che è stata istituita come una sorta di authority che elabora una programmazione dei controlli, le linee guida dei controlli, addirittura i membri della direzione strategica di questa agenzia sono scelti dalle minoranze del Consiglio regionale. Questo per dare proprio l'idea della terzietà dei controlli perché la Regione Lombardia non teme di eh, sottoporre il proprio sistema ad una verifica anche severa dal punto di vista... Eh, Dell'attività dell di controllo che deve essere svolta, però non deve diventare un elemento di disturbo operativo. Allora, da qui il motivo per il quale i nuclei di controllo, quelli che sono normalmente oggi all'interno delle ASO, sono rimasti all'interno delle ATS perché non si vuole creare la Digos della sanità lombarda <ride> che se non ne va capito. a spasso. Ad avvelenare la vita agli <ride> operatori. No? Quindi... Guardi, questa è stata proprio molto eloquente, <ride> va benissimo. Sente invece che cosa ci può spiegare a proposito dell'agenzia per la promozione del sistema sanitario lombardo? Cioè, stata... Abbiamo già detto che la Lombardia ha già questo flusso di pazienti che vengono allora, con da quest... fuori regione. Con questa agenzia si è voluta mettere assieme poi una scommessa no? tra mm -hmm. tutti i soggetti eh, che abbiamo descritto fino ad oggi è forse il meno, diciamo. Apparentemente il meno impegnativo, però è affidato proprio perché siamo consapevoli dell'eccellenza del sistema, che è figlio dell'eccellenza delle professioni, dei professionisti, degli uomini che lavorano all'interno e donne che lavorano all'interno del sistema sanitario. Un'agenzia che promuova il nostro sistema perché con, la nuova, con il nuovo impianto normativo europeo, dove tutti i paesi dell'Unione Europea hanno il diritto dovere di erogare le prestazioni ai cittadini comunitari, significa entrare in un sistema competitivo internazionale. Quindi un'agenzia che in qualche misura attinga, perché dentro c'è anche uno spazio legato alla formazione, alla ricerca, cioè alla promozione e all'innalzamento della qualità dei propri eh, operatori, mh, parzialmente perché vedremo che il compito di formarli e di altri soggetti, ma quindi la promozione è far conoscere, intercettare la domanda di salute anche di altri contesti regionali e nazionali e fare in modo che l'azienda Sistema Sanitario Lombardo sia in grado di produrre ancora più risultati che ricadono come beneficio sui cittadini lombardi e sul sistema. Tanto per fare un esempio, per Regione Lombardia... Eh, le prestazioni erogate a cittadini che non risiedono in Regione Lombardia valgono qualcosa come oltre 800 milioni all'anno che Regione Lombardia incassa <ride> sono sono... in più. Esatto. E quindi lei capisce che. Sono quasi... soldi che fanno molto comodo certo. e che vengono reinvestiti sul sistema lombardo. Molto interessante anche il prossimo tema che affronteremo, che è nell'intervista al dottor Claudio Arici, che è assessore PD alle politiche sociali di Osio Sotto, ma anche vicepresidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci, ed è proprio di sindaci che parleremo adesso nell'Asla di Bergamo ed è. Anche nella vita di tutti i giorni, primario direttore del pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Allora, sentiamo l'intervista e poi magari la commentiamo. La legge di riordino del sistema sociosanitario Lombardo recentemente approvata si pone l'obiettivo di garantire maggiori servizi sul territorio, trasformando le aziende ospedaliere in aziende sociosanitarie e territoriali coordinate dalle agenzie di tutela della salute. Sembra voler dire migliori servizi al territorio, maggiore coordinazione tra ospedali e territorio a vantaggio del paziente. Come la vedono i sindaci? I sindaci sono persone pratiche, insomma, poi più che le enunciazioni il problema per loro è cercare di capire. Per i loro utenti fragili, quelli con gravi disabilità, gli anziani non autosufficienti, le persone con disagio mentale, con chi si devono sedere a discutere. Questo è il primo punto che, va, eh, che, che loro avvertono come necessità. Fragilità sociale e fragilità sanitaria sono spesso due facce della stessa medaglia. E per anni i sindaci hanno fatto la guerra dei fondi, cioè cercare di erodere l'1% dei fondi del sistema sanitario, che è quello che consuma una quota molto più consistente di quella parte sociale. Oggi, se la prospettiva è quella di maggiore integrazione, possiamo passare dalla guerra dei fondi a cercare di fare una negoziazione sui servizi. Non ti chiedo di darmi quei soldi, ti chiedo solo... Di darmi quei servizi che possono aiutarmi a supportare le persone che all'interno dei servizi sociali seguono queste persone. Ecco, uno degli assi portanti dell'interlocuzione sono gli ambiti territoriali, vicini ai problemi del territorio, dove si concentrano le fasi più direttamente operative dell'integrazione tra sociale e socio-sanitario. Cambierà qualcosa, secondo lei, in rapporto alla nuova legge? Allora, spieghiamo, gli, gli ambiti sono raggruppamenti di comuni, sono nati con la legge 328 del 2000 e su quelle si sono organizzati cercando di, eh, ricercando una certa omogeneità di territorialità in un qualche modo. Allo stesso modo si sono hanno fatto i distretti dell'ASL, quindi si sono organizzate le sedi distrettuali sul territorio rispettando un principio di omogeneità di problemi all'interno di uno stesso territorio. Questa roba pesa, cioè va pesata, perché oggi è in quell'asse verticale che dicevo prima, tra gli ambiti e il Consiglio di rappresentanza in mezzo non c'è niente, l'assemblea di distretto è una, è una cosa formale, ma di fatto non è operativa. La legge ti porta lì e quindi noi dobbiamo andare a pesare cosa fa, cioè bisogna che discipliniamo a questo punto cos'è questa assemblea dei sindaci del distretto che a questo punto ha un'area, una superficie ampia che raccoglie enormi territori. Non si tratta di, 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 di vederla negativamente, si tratta solo di dire discipliniamola perché da qualche parte se diamo importanza a un settore lo toglie un altro e gli ambiti potrebbero soffrirne in questo. Sanitario. Bene, eccoci qua. Ci stavamo appunto chiedendo con l'avvocato Capelli, che vi ricordo è co-relatore di questa legge, ehm, quale sarà il, il compito, la sfida dei, dei sindaci. Ecco, se vogliamo ricordarlo velocemente anche al nostro pubblico, verranno chiamati anche loro a svolgere un ruolo importante. I sindaci, a mio modesto avviso, hanno eh, veramente in mano una grande opportunità di lavoro. Come sottolineava bene prima il dottor Arici, per tantissimo tempo, ricordo anch'io quando. Ha fatto il sindaco fatto per il due sindaco, mandati. Sì. La battaglia era: eh, riusciremo mai noi ad avere un po' più di soldi per far meno fatica a derogare i servizi sociali? E, e c'era questa battaglia di rivendicazione prevalentemente finanziaria. Allora. Qual è il livello, il salto di qualità che secondo me va chiesto oggi ai sindaci lombardi e secondo me sono in grado di poter leggere? Allora, quel famoso Dipartimento dell'Integrazione del quale ha parlato all'inizio eh, in una delle interviste, dice che è un Dipartimento nel quale viene programmata l'integrazione tra il servizio sociosanitario e sanitario e il servizio sociale. sociale. Quando io parlo di integrazione presuppongo un'alterità, presuppongo l'esistenza di due soggetti che svolgono due ruoli diversi che devono cominciare a fare qualcosa insieme. insieme. Allora, chi sono i due soggetti diversi? Il sistema sanitario, regione, il sistema dei servizi sociali, i comuni. Perché sono diversi? Perché due leggi nazionali dicono che i garanti del primo sono le regioni, lo Stato col Fondo Sanitario Nazionale, i garanti del secondo sono i comuni. Oggi è stato creato all'interno del soggetto che programma un luogo istituzionale nel quale questo lavoro consentirà ai comuni che mettono molti soldi delle loro risorse sulla filiera dei servizi sociali e dovranno programmare l'integrazione di che cosa? Il servizio sociale alla fine non è altro, come diceva bene prima. Il dottor Ricci, una faccia della stessa medaglia. Cioè il soggetto fragile che ha problemi di salute ha molto spesso un problema sociale, deve essere accompagnato. Allora, se io ti accompagno nel percorso di cura ad un certo punto è molto probabile che tu debba organizzare una rete dei servizi sociali che si faccia carico anche per il pezzo che non è connotato da una regolazione di una prestazione sanitaria ma da una prestazione sociale. sociale. Allora è chiaro che questa legge che spende molte parole sul tema dell'integrazione fra questi due servizi, è la grande sfida dei comuni perché si dovranno sedere al tavolo con direttori generali e un sistema che è quello sanitario regionale che è abituato a programmare. Quindi i distretti di cui parlava prima, che sono questi ambiti, che la legge allarga molto, lo allarga per la stessa ragione per cui l'ATS aveva il bacino di un milione di abitanti. Tu non puoi programmare su bacini che hanno un numero di abitanti troppo piccolo perché un numero limitato di casi non consente una programmazione degli interventi. Quindi hai bisogno di allargare e una maggiore collaborazione con i comuni aumenta la loro capacità di rispondere al cittadino che risiede nel loro territorio. E continuiamo a parlare di assistenza sociale anche nella prossima intervista con l'avvocato Luca Degani. Ehm che ehm, rappresenta l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, associazione di categoria che riunisce, rappresenta e tutela le istituzioni essenzialmente senza scopo di lucro, che operano in questo settore, il settore socio sanitario. Qualcuno considera la legge 23 del 2015 di riforma come l'attuazione normativa del patto per la salute nazionale e del libro bianco lombardo, due norme programmatorie alle quali il sistema sanitario regionale potrà dare o meno risposte in termini di strutturazione. Il primo interrogativo che dunque le voglio rivolgere riguarda il passaggio dalla guarigione alla cura della cronicità, quesito fondamentale per una popolazione che invecchia e che ha vissuto anche in termini farmacologici la cronicizzazione ditta l'UNE Malattie acute. Sì, credo che uno dei ragionamenti principali da fare sia l'uscita dal principio di appartenenza. Questa legislazione non ha una paternità esclusivamente di centrodestra, così come il Patto per la Salute Nazionale non ha certamente una paternità esclusivamente di centrosinistra. L'Italia invecchia, una persona più anziana produce di meno ed è portatore di bisogni sempre più cronici. Da questo punto di vista il sistema sanitario deve adeguarsi a risorse più limitate e prendersi carico di persone che necessitano non più dell'esclusivo intervento sulla malattia acuta, ma sui loro percorsi di cura dell'invecchiamento o della cronicizzazione di malattie già acute e diventate croniche, croniche grazie al progresso della farmacopea. Un nuovo assetto programmatorio e gestionale tra ATS e AST, nuovi soggetti con compiti di programmazione, una nuova azienda pubblica di servizi al territorio. Quali possibili interazioni con il privato sociale nella valorizzazione dei principi di sussidiarietà? Credo che questo sia invece quello su cui la Lombardia è arrivata per prima. Esiste la capacità del sistema pubblico lombardo di programmare e di leggere epidemiologicamente il bisogno del bene salute. Esiste la volontà della Lombardia di dividere in macrozone il territorio ma per leggere meglio il bisogno di quel territorio e quindi anche questa diminuzione delle ASL e la trasformazione in ATS non è una risposta necessariamente omogenea ma la volontà di creare un soggetto che programmi, acquisti per il cittadino e controlli la qualità e la delle prestazioni. Sul territorio un'azienda pubblica che nel suo produrre servizi valorizzi attraverso il principio della sussidiarietà chi già garantisce continuità al cittadino e al suo benessere psicofisico. Bene, eccoci qua. Qualcosa da aggiungere a quanto è stato detto, il, il grande, il gravissimo problema eh, che dovranno affrontare le nostre società, anche quelle del futuro, è proprio questo, la sempre crescente domanda di, di assistenza. E... Ed è il motivo per cui questa legge, eh, io ritengo e eh, ho la pretesa di pensare, abbia una flessibilità straordinaria che permette di sfruttare una risorsa, una materia prima. In Lombardia esiste che sono i lombardi. Allora, <ride> Ma saranno pronti i lombardi a questo cambiamento? I lombardi sono già pronti ed erano pronti prima della legge 31 e prima della legge 23. Un esempio concreto: noi abbiamo l'esperienza di quelle che furono le mutuo soccorso, abbiamo decine e decine di fondazioni che hanno organizzato in tempi molto lontani, dove questi ragionamenti mm. che stiamo facendo questa sera. Eh, non venivano fatti, ma di fatto si rispondeva già con un criterio moderno e di grande atteggiamento solidaristico e eh, generoso al bisogno dei eh, cittadini più deboli. Queste realtà nel tempo in Lombardia si sono ulteriormente rafforzate, strutturate e il compito di questa legge, come diceva bene prima eh, l'avvocato De Gani, è il principio di sussidiarietà orizzontale che abbiamo detto prima. Come posso io scommettere di non spendere più soldi per rispondere a un bisogno maggiore senza passare per matto? Perché è una contraddizione. Allora, usando quello che ho davanti, non pretendendo di creare nuovi punti di offerta laddove ci siano già realtà che stanno rispondendo a quel bisogno. Io devo semplicemente metterle a sistema e creare quella catena, quella continuità di cura dove noi possiamo immaginare il paziente a bordo che è un po' malandato di questa vettura e io gli devo far prendere meno buche possibili. Quindi non deve avvertire i sobbalzi del sistema, lui deve continuare ad essere curato, accompagnato e io per fare questo uso tutti gli strumenti che sul territorio trovo. Chi fa questo lavoro? Ripeto la programmazione regionale e le ATS, che potranno anche obbligare le aziende pubbliche a completare e collaborare insieme per legare filiere prestazionali. Quindi non hanno più la libertà che era un valore, ma che in questo caso deve essere contemperato con l'esigenza di eh, colmare tutti gli spazi di vuoto che poi portano alle liste d'attesa, che poi portano ai pronto soccorsi intasati. Cioè, io devo tenere, è un, ho rovesciato il criterio, non è più dal centro dell'ospedale che butta fuori, eh, quando è pieno cerca di trovare un punto d'appoggio perché non riesce più a gestire il carico di lavoro della struttura. Io devo fare in modo che non vada in ospedale tutta la gente che non ci debba andare in ospedale e che quindi al punto di massima complessità di erogazione delle cure ci arrivi solo colui che ha bisogno della massima complessità, a propria clinica. Bisognerà parlare, ma forse stasera sicuramente non c'è tempo anche dei, dei medici di base. <ride> è perché, sono eh, vogliamo, una componente molto importante dovranno... col, di, col difetto per la regione che non dipendono dalla regione. Quindi no, noi abbiamo bestia. creato in questo momento una filiera all'interno delle nuove aziende che è in grado di erogare tutte le prestazioni e quindi di fatto anche con la rete territoriale di arrivare nei presta a ricevere prestazioni che sono molto simili a quelli che potrebbero essere ricevuti eh, da, presso un medico eh, di medicina generale. Io ho conosciuto molti medici di medicina generale durante questo percorso e sono sicuro che sapranno cogliere la straordinaria occasione di tornare ad essere meno buro burocrati e più medici. Eh, per... Anche noi ce l'aspettiamo. Eh? Eh, però il sistema, è... per come è stato disegnato... Mm posto che non dipendono dal sistema regionale può funzionare perché io devo comunque anche se non firmo il contratto regionale poter continuare dover continuare ad erogare la prestazione di cura al mio cittadino guardando l'orologio sento anche suonare il telefono vado un attimo in panico perché abbiamo almeno Almeno ancora un'intervista da vedere insieme perché è prezioso anche questo contributo. È intervistata la dottoressa Teresa Salvetti che è un'assistente sociale, libero professionista consulente del Tribunale dei Minori, e fa parte del direttivo dell'ANFAS di Bergamo e ovviamente il tema è ancora quello veramente più pregnante, quello che, che poi ha orientato tutta questa riforma sanitaria, il tema del sociale, il tema assistenziale, della disabilità e della fragilità di certe persone e di certe famiglie. Sentiamo. Qual è la situazione lasciata con la legge 33 del 99 e cosa cambia con la riforma? Il tema che mi sembra importante in questa nuova riforma, a differenza un po' della legge 33, è proprio il fatto che per la prima volta si parla all'interno di un testo normativo di integrazione. E credo che per tutte le aree che si occupano, eh, come nel mio caso, della famiglia, quindi di disabilità, piuttosto che di temi legati ai, ai minori, eh, comunque a delle grosse fragilità, avere una logica di un sistema integrato e quindi che tiene insieme un po' il servizio sanitario e sociale, è una logica che mette al centro la famiglia, mette al centro la dignità della famiglia e la capacità di un sistema di mettersi in gioco per dare delle risposte più adeguate. Abbiamo vissuto anni eh, di una grossa frammentazione in cui le famiglie dovevano un po' capire a quali servizi fa riferimento, chi se ne occupava, eh, di chi era la competenza, quindi la novità, il nodo mi sembra centrale di questa normativa, è che si parla invece di una logica che tiene insieme, che tiene insieme di un sistema che dovrebbe essere capace, e questo sarà, credo, la grossa sfida nel vedere se sarà in grado di tenere un po insieme un po' tutti questi aspetti. Alla luce della gestione attuale dei servizi ai disabili e alle loro famiglie, quali le sembrano i nodi critici e quali invece i punti di forza della legge 23 del 2015? Ma credo che i nodi critici eh, saranno un po' da leggere nel tempo, nel senso che è una legge nuova. Eh, quindi il nodo critico che intravedo rispetto un po' al lavoro che comunque mi riguarda sulla disabilità è ehm, quanto sarà il tempo necessario per uno startup oggettivo eh, che possa come dire, rendere eh, visibile questo nuovo assetto, quindi questo eh, come dire, eh, forse eh, mi sento di dire un po' il nodo critico che intravedo. Come tutte le cose nuove io credo che ci vorrà eh, la compartecipazione di tutti perché il punto di forza di questa normativa è che al suo interno mh, comunque eh, oltre a porre la centralità della persona eh, parla di sussidiarietà orizzontale che nel tema dei disabili non è indifferente perché vuol dire che questa legge cercherà eh, di costruire insieme anche a chi si occupa di disabilità in particolar modo abbiamo una realtà molto variegata sul tema della disabilità dove spesso eh, sono le associazioni e il terzo settore che si occupa di alcune parti, mi viene in mente il trasporto piuttosto che la compagnia, piuttosto che lo stare accanto a queste situazioni di fragilità. Quindi se da un lato la criticità potrebbe essere il tempo, quindi quanto eh, il sistema sarà in grado di essere produttivo nel più veloce, nel tempo minore, diciamo. Dall'altra parte, il punto di forza è che questa normativa tiene insieme tutta la rete e abbiamo bisogno di una rete, eh, soprattutto sull'area della disabilità, che sia in grado di dare delle risposte abbastanza velocemente. Bene, molto, molto interessante molto importante questo aspetto. Noi. Non possiamo soffermarci più di tanto perché adesso restituiamo la linea per la pubblicità, poi ci saranno eventuali telefonate che ho sentito arrivare e eh, il tempo al, all'avvocato eh, Capelli di eh, concludere eh, questo nostro incontro che è stato sì complesso ma come avete visto richiederebbe anche altri minuti, anche forse qualche altra ora a disposizione ma sicuramente interessante perché poi sono cose... Che ci toccano, ci riguardano molto da vicino. Eccoci qua in studio. Ci avvertono dalla regia che abbiamo già in linea un telespettatore. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Laura. Eh, chiamo da Como. Io volevo fare una domanda. Prego. Allora, volevo sapere, uh, nel caso io scelga uh, di curarmi presso comunque una struttura privata, avrò le stesse garanzie di continuità che comunque mi offrono in qualsiasi ospedale pubblico, di continuità assistenziale? Ecco. Grazie per la domanda. Assolutamente sì. È stato il fil rouge di tutta <ride> eh, la serata. No? quindi è stata scritta per questo e per permettere a tutti gli operatori pubblici o privati di poter erogare ma soprattutto non di poter ma di dover garantire la continuità di cura. Molto bene, grazie allora, soddisfatta immagino. Perfetto. Allora, velocissimamente perché io spero che riusciremo a rispondere ancora a qualche altro telespettatore, fra un po' approccerete la legge 228 bis e dovrete affrontare dei temi che sono... Veramente molto diversi, no? Si va dal, dall'argomento dall salute mentale, emofilia, dialisi, università, servizi necroscopici, funebri, veterinaria, randagismo. Eh, sì, perché la modifica eh, della legge 33, in realtà la legge 33 è il è testo un unico delle leggi in materia ah. sanitaria. E quindi quando io durante eh, la mia chiacchierata mi riferisco alla legge 31. Diciamo che il corpo principale, che era quello che organizza il sistema sanitario, era la vecchia legge 31 del 1997, che, nel 2000, eh, che con la legge 33 del 2009, se non ricordo 2009, male, del 2009 ha accorpato tutte le leggi in materia sanitaria. Ho capito. Adesso però vi aspetta ancora questo sì, lavoro. Sì, Sentiamo eh, il telespettatore o telespettatrice pronto? Pronto, buonasera, Mario Cancellieri, sono assessore del comune di Goito in provincia di Mantova. Mantova. Volevo sottolineare in modo particolare il ruolo, eh, chiedevo anche al consigliere ovviamente Capelli, l'importanza dei piani di zona per quel, come strumento delle risposte sociali e anche per quello che riguarda gli interventi nel socio sanitario integrato, perché il ruolo dei comuni credo che in questa l'evoluzione sociosanitaria della legge sia particolarmente importante, ma a sottolineare anche in modo molto pragmatico, ne avrei tante di cose da chiedere ai capelli, ma mi limito a questi due aspetti, piano di zona e il discorso con i medici di base, che sappiamo hanno contratti loro autonomi, eh, saranno contratti con la TS, dipenderanno dalla SST, come ci si rapporta con queste con questi medici qui che dovranno gestire tutto quello che è la, log la nuova logica della delibera che sposta verso il territorio con le città, anziani e disabili. Quindi l'aggregazione dei medici di base secondo noi è fondamentale per integrare tutto il sistema sociosanitario. Grazie mille. No, grazie a lei, era feratissimo un addetto ai lavori immagino. Pubblico qualificato. Beh, ah, almeno. <ride> Poi appunto se non ho capito male è assessore quindi... Non è escluso ah, che sia ecco assessore dei servizi sociali. Ah da, ecco, a me era sfuggito Dal il livello di tecnica ecco, che ha utilizzato. Sorry, allora, per quanto riguarda i comuni ho già risposto prima, sì. quindi quel dipartimento è il luogo in cui la programmazione dei servizi sociali si deve integrare con la programmazione del servizio sanitario. Medici di medicina generale sì eh, hanno una, eh, un aspetto critico, era una delle incognite delle equazioni, è una delle incognite delle equazioni del sistema perché dipendono da una contrattazione collettiva nazionale che li contrattualizza come liberi professionisti con il sistema sanitario a livello nazionale e solo eh, a livello diciamo, regionale nell'ambito di una contrattazione decentrata possono essere coinvolti. Ripeto, per come abbiamo disegnato l'organizzazione noi potremmo essere in grado di... Completare il percorso di cura eventualmente anche eh, utilizzando eh, figure professionali diverse, ma io chiamo all'appello ad una eh, grande sfida positiva per loro perché entrare nei prest, entrare nel percorso delle SST come medici di medicina generale può essere una grande occasione di rilancio anche della loro attività professionale poi me lo spiega meglio. Intanto però rispondiamo a una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Anche a lei, benvenuto. Da Sono te. Sandro Bruni di Pavia, buonasera. Benvenuto, dica. Anzitutto un complimento al dottor Cappelli per il lavoro svolto. e Poi volevo chiedere, facendo parte di una certa ASST, è possibile scegliere di farsi operare anche in un'altra ASST? E una volta dimesso, eh, chi gestirà l'eventuale assistenza domiciliare? Ecco, questo sarebbe il nodo. Grazie. Ricordandoci che queste sigle stanno a indicare, eh, sono le nuove aziende. sigle, le aziende. Eh? Certo, le aziende. Perfetto. Gli ospedali. Perfetto. Bella domanda. Beh, allora, in parte in... lei ha già risposto. Allora, la prima, sì, assolutamente sì, è garantita la libertà di scelta. Quindi il fatto di risiedere in un contesto territoriale dove insiste un'azienda non obbliga il cittadino a scegliere di entrare per forza in quell'azienda. Quindi libertà di scelta garantita totalmente. Chi organizza il percorso di cura, l'ATS e i dipartimenti di dimissioni protette che tecnicamente sono i luoghi nei quali... L'azienda deve organizzare nel mentre il cittadino, il paziente sta ricevendo le cure in ospedale, deve essere garantita in una logica di collegamento in filiera sul territorio dall'ATS con del personale che può operare all'interno delle nuove aziende in collaborazione con le figure professionali di medici che operano all'interno di quell'azienda che disegnano il percorso di cura e che quindi quando è pronto alle dimissioni quel cittadino, quel paziente sa già dove deve poter ricevere le sue cure. Quindi se sono patologie eh, per le quali po è possibile l'assistenza domiciliare integrata a casa sua, perché è il posto migliore dove uno può essere curato, laddove invece vi siano esigenze diverse, il sistema, le aziende, l'ATS in particolare deve garantire il disegno di questa rete una che una permette l'accompagnamento. Abbiamo ancora una telefonata, immagino l'ultima, data, dato l'orologio di studio. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera anche a lei, da dove ci segue? Sono Pirotta, sono il Presidente del Dipartimento Welfare, Sanità, Immigrazione e Disabilità di Anci Lombardia. Saluto il Consigliere Capelli. Buonasera. Volevo porre Prego. una domanda rispetto appunto alla, alla riforma, eh, dal, dal punto di vista dei comuni, perché a noi sembra per ora non ci sono dati oggettivi di valutazione complessiva e soprattutto pare che non sia stato considerato il necessario coinvolgimento dei comuni nella governance delle ATS e delle SST a fronte invece della responsabilità degli amministratori locali in merito alla salute e all'uelfa e ci sembra anche che non siano stati raccolti alcuni suggerimenti di Anci soprattutto per avere un'interlocuzione più incisiva a livello regionale. Poi nella legge 23 del 2015, eh, un po' in sordina, sono stati abrogati alcuni passaggi fondamentali della legge 3 del 2008, che era l'architrave del sistema sociosanitario lombardo. A ciò si è aggiunta anche la creazione di un nuovo assessorato al reddito di autonomia e all'inclusione sociale, che temiamo come comuni releghi il sociale ulteriormente a livello residuale. Chiedevo appunto al consigliere Capelli se ci poteva dare chiarimenti in merito e che rassicurazioni può dare ai comuni affinché il nuovo sistema sociosanitario abbia davvero la capacità di garantire il percorso di cura per i nostri cittadini, dall'ospedale al sociosanitario ai servizi sociali comunali. Grazie, bene, qui è arrivata una piccola ma puntuale critica. Eh? Beh, ci servono, allora mm. prima domanda, prima risposta. Allora, i sindaci non devono essere nelle aziende, perché l'azienda, come abbiamo detto, si occupa di erogazione e quindi il livello di interlocuzione che avranno queste aziende con il sistema e attraverso i suoi organi rappresentativi sui tavoli della programmazione. Quindi da questo punto di vista correttamente eh, i sindaci non potevano essere nelle ASST. È come immaginare di avere i sindaci negli ospedali di oggi, no? che interloquiscono su come gestire un ospedale. Credo che sia abbastanza chiaro che non va bene. È vero che hanno un ruolo importante sul territorio, dove lo svolgono? Nell'ATS, in quel famoso dipartimento all'interno del quale può essere eh, istituito eh, l'ufficio sindaci, l'articolazione della conferenza dei sindaci, il luogo della programmazione, programmazione che se è ben fatta consente di risparmiare. Un esempio, i centri di urni disabili oggi sono organizzati e spesati prevalentemente con i soldi dei comuni. All'interno di un centro di urno disabile, quando c'è un disabile che ha una patologia e deve ricevere anche solo una somministrazione farmacologica, questa prestazione non può essere eseguita dall'assistente, ma da una figura quantomeno che corrisponda a quella di un infermiere. L'infermiere esegue una prestazione sanitaria. Questa attività, per quanto piccola, è spesata con i soldi del Fondo Sociale. Allora, la programmazione deve fare in modo che il sistema sanitario si faccia carico di questo pezzo. Quindi le risorse che i comuni possono ricavare è... Nell'ambito di una programmazione, in una interlocuzione vera, chiedendo al sistema regionale che si faccia carico di tutto quello che compete al servizio sanitario regionale e non far pagare quei soldi dei comuni prestazioni che non sono dei comuni. Spero che sia stata esauriente sicuramente la risposta, non abbiamo più in linea eh, il nostro telespettatore che in questo caso era proprio un vero addetto ai lavori. E, mh, fatemi un cenno, dobbiamo concludere. Penso di sì, o c'è ancora una telefonata? Possiamo concludere. Allora, sarà banale, ma io le devo farla la domanda a nome di tutti gli spettatori. I ticket saranno ridotti? La nuova organizzazione taglierà le liste d'attesa e le rette delle RSA? Allora, ticket in parte eh, si è intervenuti anche eh, con la firma di un protocollo da parte di Maroni. Le risorse... Eh, le stiamo eh, trovando a fatica, però si è garantito un intervento che riduca eh, questa parte, eh, non completamente, perché eh, non possiamo far promesse che poi non possiamo mantenere. Quindi, sicuramente si interverrà, sicuramente i primi eh, interventi di riduzione ci saranno. Per quanto riguarda le liste d'attesa, è legato al modello organizzativo. Le liste d'attesa, per esempio, pochi cittadini sanno che vi è un 25% di buco. Il buco è quando io prenoto la stessa visita in tre luoghi diversi. E quella prenotazione viene replicata in tre, presso tre strutture diverse e presso quelle tre strutture io risulto prenotato. In realtà vado in una sola di queste eh, postazioni. <ride> È una furbizia che a è, casa è anche insomma. una legittima difesa visto i tempi. Eh, sì. Allora il sistema deve potersi riorganizzare dal punto di vista informatico per fare in modo che questa prenotazione venga in un solo posto. Questo che l'ho detto vale il 25% delle liste d'attesa attuali. Il 25%. Un quarto. Puoi dire qualcosa a proposito delle RSA? Allora, sulle RSA, l'intervento eh, non può gravare sul fondo sanitario, come abbiamo detto quindi sono risorse proprie della Regione e entreranno in quel pacchetto di soluzioni che sono il cosiddetto reddito d'autonomia, cioè fare in modo che eh, i redditi più fragili, le persone più debili, abbiano un aiuto. E una delle prestazioni che normalmente vengono individuate come maggiormente gravose all'interno di queste famiglie, di questi nuclei familiari, sono costituiti proprio da queste rette. È chiaro che un, un processo di eh, riorganizzazione, facendo in modo che venga calmierato in qualche misura il costo di queste prestazioni, sia ormai un'esigenza significativa che deve essere presa in considerazione. Bene, stiamo per concludere. Proprio l'ultimissima domanda che vi rivolgiamo è ehm, legata al confronto tra eh, Regione Lombardia e il resto del Paese. Regione Lombardia e Governo. Noi sappiamo che sono in arrivo appunto eh, tagli, non tutte le regioni sono state virtuose, anzi, alcune, ne ho in mente ben tre: la Campania, il Lazio e la, terza, e la Sicilia. Mi pare che rivestano, ricoprano la maglia nera, insomma, con eh, quelli che vengono considerati degli sprechi. Ecco, in vista non ci sono cose piacevoli, ci allora, potrebbe, si potrebbe delineare uno scontro tra eh, regioni e, e governo allora, proprio per questi tagli. Sicuramente eh, Regione Lombardia ha sempre condotto la battaglia cercando di ottenere l'introduzione e l'applicazione soprattutto dei costi standard per fare in modo che quando questi tagli si rendano necessari perché il sistema sanitario nazionale ha gestito complessivamente in maniera non ottimale i soldi del fondo, è corretto dal punto di vista dello Stato centrale intervenire. Quello che si chiede è fare in modo di poter intervenire penalizzando meno quelli che hanno gestito meglio. Quindi la linearità dei tagli è un tema ormai eh, che va superato. Durante eh, gli incontri eh, a tutt'oggi questo risultato non è ancora ottenuto pienamente, è stato più volte rimandato. Su quest'anno si teme che il trasferimento del Fondo Sanitario possa essere più basso dall'anno scorso, pare venga restituito sul 2016 con un maggiore stanziamento. Con eh, il Ministero, il Ministro eh, Lorenzin. Ha fatto una grande battaglia per Regione Lombardia eh, difendendo il modello della legge che abbiamo illustrato questa sera. Questo... Mi auguro che faccia un'altrettanta efficace battaglia per consentire alle Regioni virtuose, tra le quali sicuramente mi sento di mettere Regione Lombardia, affinché non siano penalizzate per dover coprire i costi di chi non è stato virtuoso e ha peraltro consegnato una pessima sanità ai propri cittadini. Bene avvocato, noi finiamo qui anche perché abbiamo esaurito tutto il tempo, anzi siamo andati oltre, spero che eh, i nostri telespettatori abbiano capito qualche cosa di più e siano entrati nel vivo del discorso grazie anche alla sua chiarezza. Del resto questa legge è stata scritta a, mi pare di aver capito, a due mani eh, da un avvocato che è lei e un medico che è invece Fabio Rizzi. Fabio Rizzi. E ehm, la vedremo, la vedremo in pratica. Al 31 di dicembre cambieranno, è già operativa, ma dal 31 di dicembre, quindi dal primo di gennaio, cambieranno alcune fondamentali cose. Adesso si tratta proprio di, di scaldare i motori e sperimentare. Adesso ci aspetta la prova dei fatti, dopo <ride> quella delle parole e, delle, e della legge. Noi ripeto, crediamo fortemente che questo sia un modello eh, che possa rispondere. Alle criticità di un sistema che è un ottimo sistema, quindi non dimentichiamocelo: la difficoltà vera è una battuta proprio in chiusura. Eh, un, quando fu fatta la 31, si passò da un modello che non era particolarmente eccellente, quindi usando una definizione cromatica è molto più semplice rendere chiara una posizione scura che rendere più chiara una posizione che era già chiara. E quindi eh, la fatica è quella di perfezionare un sistema che ci ha dato un buon servizio sanitario, un ottimo livello di risposta, ripeto, a livello di rete ospedaliera, noi abbiamo l'ambizione di credere che possiamo fare lo stesso lavoro sulla rete territoriale. Ce lo auguriamo anche noi come cittadini utenti. Grazie. Eh, grazie davvero, molto Buonasera gentile. Buonasera a tutti e grazie ancora. E buon lavoro a lei. E invece al nostro pubblico rinnovo l'appuntamento fra sette giorni. Miei cari telespettatori, ritorniamo alle nostre care vecchie patologie e quindi vi aspetto. Grazie davvero, è Buonasera stato interessante. Ringrazio Bayer per le opportunità sempre ad altissimo livello di affrontare temi anche nuovi, per noi inediti come questo, ma pregnanti. Grazie davvero.